Vasily Petrenko, direttore russo, ci offre un originale programma interamente dedicato alla primavera. Tre composizioni, la suite sinfonica Printemps di Debussy, uno dei suoi brani giovanili, la cantata dedicata alla primavera da Sergei Rachmaninoff e poi forse il brano più famoso in assoluto con Vivaldi dedicato alla primavera, che è uno dei pezzi più innovativi del Novecento musicale, il balletto Le Sacre du Printemps, la Sacra della Primavera di Igor Stravinsky, 1913, e tra l'altro proprio quest'anno ricorre il centenario della scandalosa, famosissima, memorabile prima esecuzione della Sacra della Primavera. Sacra della Primavera è, sotto tanti punti di vista, forse il brano più importante del Novecento musicale. Intanto per la novità ritmica, che ancora oggi desta ammirazione, lascia tutti stupiti. Chiunque si accinga ad analizzare dal punto di vista musicologico la ritmica di questa composizione continua a trovare cose nuove. È una miniera inesauribile di idee ritmiche. Ma anche la orchestrazione, il suono di questa partitura è senza precedenti. Sicuramente Stravinsky si rifà alla tradizione russa, soprattutto del suo maestro Rimsky-Korsakov, ma immagina sonorità totalmente nuove. Non si era mai sentita un'orchestra suonare, ad esempio, come nell'introduzione, nella scena iniziale della Sacra della Primavera, o negli auguri primaverili, nella seconda parte della partitura. L'orchestra suona come non aveva mai suonato. Allo stesso tempo Stravinsky semplifica il linguaggio musicale, che funziona per piccole cellule molto incisive che vengono trasformate, modificate, allungate e ristrette, quindi questa concezione del tempo estremamente elastica e economica che dà alla partitura questa forza di impatto tellurica veramente straordinaria.